Il terzino Citterio, uno spilungone sfornato dal Milan e che da 4 anni è vestito di rosa nero, ha fatto fuori il Napoli dalla Coppa Italia. Ha segnato 2 gol concretizzando le sue qualità di fluidificatore e mandando a gambe levate ogni tecnica previsione della vigilia. Ora il Napoli deve solo sperare che la vecchia signora ringiovanisca nei 90 minuti della finale che il Palermo ha chiesto di giocare al San Paolo per rimanere almeno con la Coppa UEFA nel giro internazionale. Questo che vedete è il primo gol messo a segno da Citterio dopo un doppio scambio con Chimenti, un gol a volo di sinistro e dopo appena 9 minuti di gioco. L'azione ariosa del Palermo a centrocampo con contropiedi ridenti non hanno mai concesso al Napoli grandi possibilità, affievolitesi del resto con il passare dei minuti. L'ultimo sprazzo è stato quando Savoldi ha segnato il momentaneo pareggio. Pallone a Marino sulla fascia laterale, poi l'idea di portarlo a fondo campo per rimetterlo all'indietro. Tunnel fortunato e deviazione non irresistibile ma precisa di Savoldi in rete. I pericoli maggiori, comunque il Napoli, mai preciso e incisivo nelle sue trame offensive, li ha corsi nel secondo tempo, prima e dopo il secondo gol del Palermo. Qui Castellini devia acrobaticamente un tiro di Maritozzi. Al 9 Chimenti si presenta solo davanti al portiere napoletano dopo aver dribblato Bruscolotti e Caporale, ma conclude fuori. Quindi il gol della vittoria al 16esimo. Sulla sinistra Citterio, sempre lui, converge verso il centro vanamente ostacolato da una flotta di azzurri, appena in area fa partire un gran diagonale basso che fa secco Castellini. Il 2-1 esaltava i siciliani mentre il Napoli finiva sempre più in balia del Palermo che avrebbe potuto rendere ancora più consistente la sua vittoria. Prima di ritornare